Quella che voglio presentare è la prima edizione di una gara di reining, è una specialità western poco praticata da noi ma molto diffusa soprattutto in America ma anche in altre parti d'Italia. Questa prima gara si svolgerà per la prima volta nella scuderia della Spessa in via Valeda. È una specialità molto tecnica, sicuramente ci sarà la presenza di cavalieri che provengono da tutta la regione perché la gara ha un valore interprovinciale. Per cui l'invito è proprio rivolto a scoprire una disciplina magari poco nota, che però vanta molti estimatori, molti praticanti al di fuori, e chissà che da questo nascano anche futuri campioni e un interesse anche nuovo al di là di quelle che sono la pratica abituale del equestre, che è appunto la passeggiata piuttosto che qualche iniziativa analoga alla corsa ostacoli o giù di lì. Questa è una gara che, come dicevo, è abbastanza particolare e inusuale per le nostre scuderie, per i nostri luoghi. Si tratta di un'iniziativa nella quale i cavalli entrano appunto in questa arena e sono chiamati a sviluppare dei percorsi, che sono i percorsi prestabiliti. Sono chiamati a svolgere delle figure all'interno di questo percorso, delle iniziative e al galoppo soprattutto o anche al passo, a velocità sostenuta piuttosto che rallentata. La capacità del cavallo e quindi anche del cavaliere è appunto quella di eseguire queste iniziative con grande precisione, perché poi il giudizio viene espresso sulla capacità oltre che sulla difficoltà della prova. E a contorno poi di questa iniziativa ci stanno anche quelli che in gergo tecnico sono gli spin, dove il cavallo è chiamato a ruotare su se stesso in senso orario, in senso antorario, tenendo fermi i posteriori, e anche gli stop, vale a dire il cavallo viene lanciato al galoppo e poi è chiamato a stoppare. In questo caso si assiste quasi al cavallo che si siede sui posteriori scivolando e continua invece a camminare davanti. E in funzione appunto dell'abilità ovviamente del cavaliere e del cavallo si determina un punteggio che i giudici sono chiamati a dare, così facendo pesare gli eventuali errori, le imperfezioni con delle penalità. E comunque, ripeto, questa è un'iniziativa che va vista, per, come tutte le cose del resto, per farsi coinvolgere e appassionare. Questa è una gara che si svolgerà domenica 11 ottobre alla scuderia La Spessa in via Valeda. Ci si può rivolgere lì anche per avere eventualmente informazioni su come si terrà questa gara, avrà la durata di tutto il giorno. Si prevede la partecipazione di una cinquantina di cavalieri e si conta ci sia un successo, perché è un'iniziativa che vorremmo potesse essere ripetuta anche in futuro, perché questa associazione sportiva è sorta da poco e quindi è anche un battesimo per questa associazione ospitare questa gara.